Carissimi amici, l'augurio di una buona Pentecoste lo facciamo anche alla nostra Chiesa Diocesana, a tutte le comunità cristiane sparse sulla terra, perché oggi Pentecoste è il Natale della Chiesa. Iniziamo la nostra riflessione dal Vangelo di Giovanni, siamo ancora come due domeniche fa, al capitolo 14 di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama osserverà i miei comandamenti, la mia parola e il Padre mio lo amerà, noi verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Allora oggi, a dirvi la verità, mi sta un po' stretto questo leggio. Questa pagina, perché oggi non è il momento solo di fare riflessioni, di approfondire, di capire meglio. Oggi è il momento di far festa, di celebrare la Pentecoste, perché la Pentecoste è una cosa che avviene, che non si prega solo, ma che avviene, che capita: è il rombo del tuono nel cenacolo, il soffio forte del vento. La luce delle fiamme di fuoco, come ci racconta Luca nel capitolo degli Atti degli Apostoli, e lo squicchiolio della porta del cenacolo che si apre per andare in piazza a Gerusalemme a annunciare, e la voce forte di Pietro che irrompe sulla folla, perché era così, Pentecoste c'era già, il popolo ebraico si riuniva in quel giorno. A celebrare una grande festa e le genti venivano da varie parti della terra, e qui capiamo le molte lingue che c'erano in quella piazza. Questo è il rompere di Pietro, coraggioso, uomo nuovo, insieme con gli altri apostoli, a dare l'annuncio a voce spiegata, forte e coraggiosa. Questo annuncio non si fermerà più. Questo annuncio è arrivato a noi un annuncio fatto sempre con una convenzione di sottofondo come un ritornello di una canzone, lo Spirito Santo è noi. Quante volte negli atti degli Apostoli lo Spirito Santo è noi. Mi incanta sempre quel primo ventennio della Chiesa degli Apostoli, dei primi anni della Chiesa. Dodici pescatori senza risorse, solo con la forza della parola, dell'annuncio, la testimonianza della carità. Sono andati fuori dalle mura di Gerusalemme, Giudea, Samaria, Corinto, Efeso, Atene, Roma, sono arrivati poi fino a Vicenza, qui da noi. E questa è la Pentecoste, questo è lo supplemento dello Spirito Santo nel suo popolo e in ciascuno di noi. E tutto questo era già promesso dal Maestro. Ecco perché questa pagina di Giovanni, che ci riporta all'ultima cena, quando guardando in avanti il futuro di questa missione, che gli Apostoli non potevano mettere in conto allora ma che lui conosceva, guardando quindi anche noi, guardando Pietro e Francesco, ecco, lui ci incoraggia, ci incoraggia in anticipo. Non abbiate paura, ce lo dice in quell'ultima sera, l'abbiamo sentito nella pagina di oggi, non abbiate timore, non vi lascerò orfani, il Padre vi manderà un difensore, un paraclito, lo Spirito Santo che sarà a fianco vostro. Notiamo bene questa cosa, le risorse che Gesù promette non sono potenze, forze grandi, alleanze, strumenti, è il soffio, la nostra risorsa, è il vento e lo Spirito Santo. Allora vi farò un paio di frasi che Gesù ha detto, vi, farò, vi farà capire ogni cosa, abbiamo bisogno di questa Pentecoste continua nella nostra Chiesa, prima di tutto per non perdere il filo che ci aggancia a Lui, al Maestro, al risorto, al Signore e alla Chiesa degli Apostoli per non diventare come dice Francesco una società qualsiasi, un'associazione, un'azienda oppure una ONG. Una seconda cosa, c'è bisogno di grande Pentecoste, di far capire ogni cosa perché abbiamo bisogno oggi di annunciare il Vangelo di fronte a tante frontiere nuove, a problemi nuovi che ci sono nella vita dell'umanità, nella società oggi. Quante frontiere nuove? La scienza Problemi nuovi, la vita, la varietà della famiglia, allora mi viene in mente eh, il sinodo dei vescovi, mi viene in mente Amoris Letizia, quante frontiere nuove da affrontare, le immigrazioni. Il Vangelo non contiene già le soluzioni di tutto, siamo noi come Chiesa, come popolo del Signore, che dobbiamo trovare linguaggio nuovo perché il Vangelo abbia risorse, alimenti, queste situazioni nuove di quanta Pentecoste abbiamo bisogno oggi. E l'ultima frase che Gesù vi diceva vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Eh, questa frase che abbiamo già visto qualche domenica precedente, perché è sempre il capitolo quattordicesimo di Giovanni che ritorna, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Il prodigio della risurrezione per gli apostoli è stato proprio questo. Dunque era tutto vero quello che lui ci diceva. E allora noi chiediamo che lo Spirito Santo ci ricordi che è ancora sempre vero, tutto vero quando capitano le situazioni difficili, che c'erano pure nella Chiesa dei primi tempi, dei primi giorni, comunità in difficoltà, formate da gente che veniva da varie provenienze. Ma la testimonianza che ci dà questa Chiesa che noi leggiamo negli Atti degli Apostoli è che non mettevano mai in questione quello che stavano facendo. Anche dopo i processi, le battiture, le, il carcere, non si ripiegavano mai su se stessi per dire dunque non ce la facciamo, dunque non ce la facciamo, smettiamola, siamo stati. Continuavano, erano di una saldezza forte perché questa parola di Gesù li rincuorava continuamente. Il Cristo Gesù che era presente nello spezzare il pane era la loro luce, la loro forza, una presenza fortissima, lo Spirito Santo era il loro compagno di viaggio. Allora noi chiediamo in questa Pentecoste di poter fare memoria ancora, anche noi, nei momenti difficili, di non andare in crisi troppo facilmente, di non rimettere in questione tutto, ma di essere costanti, pazienti, perseveranti, convinti, come la Chiesa degli Atti degli Apostoli. Buona Pentecoste a tutti voi.